Ben ritrovati ragazzi su Earth of Iron 4, riprendiamo in mano Old War Blues. Ogni puntata ci avvicina di più sempre alla big espansione dell'NCR, che vorrò giocare sicuramente, farò una serie lunga. Ma oggi andiamo a vedere i Desert Ranger invece. Desert Ranger che, fun fact, non sono propriamente della lore di Fallout, ma bensì di quello che io ritengo, credo a ragione, il padre invece di Fallout, cioè Wasteland. Chi non ci ha mai giocato e apprezza Fallout 1 e 2 sicuramente dovrà giocare almeno al secondo Wasteland, e poi è uscito il terzo, io non l'ho mai giocato. Comunque, essendo il padre, si integra bene nella lore generale e probabilmente loro l'hanno inserito così. E a me sta bene, in effetti vedremo poi questa cavolo di fazione. Ma parte con un buon bonus, veramente buono, con l'attrition meno 20, attacco più 10, eccetera, eccetera. Questi sono i vari focus che poi guarderemo dentro, adesso non li spiego. Diamo un occhio un attimino alla brief history e poi dilettiamoci con la cosa. Quindi, le tattiche di sopravvivenza prebelliche si sono rivelate incredibilmente efficienti, soprattutto se usate da esperti survivalisti. E i Desert Ranger le usano per tentare di tenere sicuri i civili da incursioni di gang, proteggendo de facto gli insediamenti e le carovane che circolano nel loro territorio. Ora, la leadership dei Ranger è divisa nelle direzioni che vogliono prendere per organizzare la loro organizzazione. Alcuni credono che sia meglio andare con la confraternita d'acciaio per raggiungere i propri scopi, e altri invece pensano che forse approcciarsi all'NCR sarebbe meglio per la protezione del Nevada. Mentre Snake Vargas, il capo attuale dei Desert Ranger, preferirebbe stare per i cazzi suoi per non immischiarsi in problemi più grossi. Ma tutti e tre, diciamo, questi capi sono d'accordo su un obiettivo comune, cioè eliminare le gang dei Viper e dei Jackal per riuscire a tenere al sicuro la popolazione locale. Quindi, senza perdere altro, senza ulteriore indugio sul segugio, partiamo subito con i Desert Ranger. Andiamo a vedere dove ci porteranno questi eroi di un passato futuro, o futuro passato, insomma, che non ci saranno più, ma che ci sono. Allora ragazzi, come possiamo vedere, hanno implementato un pochino la storia di No Step Back con le varie cose. Poi penso che sia un work in progress e lo miglioreranno in futuro, perché sono un po' stati che fanno un po' cagare, però comunque sono funzionali, almeno in quel senso. Non hanno abbracciato del tutto la filosofia della nuova DLC del gioco Vanilla, nel senso che si possono costruire supply hub, sono presenti, ma non si possono costruire ferrovie, perché l'hanno, insomma, hanno detto che nessuno ha la tecnologia per ricostruire le ferrovie del passato, però quello è. Però sono tutte maxate al massimo, quindi sono tutte 5, ma in questo. Quindi diventa ancora più importante, secondo me, attaccare seguendo le ferrovie per prendere gli hub già presenti per poi portare avanti un attacco, no? Quindi può essere divertente anche in quella maniera qua. Anche questo qua mi sa che è work in progress e probabilmente lo cambieranno in futuro. Quindi non ci aspettiamo. Beh, vediamo. Comunque, quello che è, i Desert Ranger iniziano ben posizionati gli hub, magari un po' deboli verso Shady Sand, ma per il resto, come vedete, sono tutte abbastanza vicine al confine e con una spintina si va avanti. Adesso, senza star lì a guardare troppo nella cosa, ovviamente c'è da produrre anche qui, mi sa, ecco qua, i basic caravan equipment, non so se sono le moto, non so se sono i camion, pensino i camion questi, o i treni addirittura. Non ne sono sicuro al 100%, ma con quelli lì si dovrebbe coprire tutto. Comunque, partiamo subito con la storia del Desert Ranger, che ovviamente, essendo una delle fazioni più vecchie, non mi aspetto sia sviluppatissima. Infatti è molto semplice il ramo, penso sia compatto, poco flavor, però consistenza in questa cosa qua. E iniziamo subito con le origini del Desert Ranger. I Desert Ranger in origine erano del personale militare che arriva da un branch o da un altro, insomma hanno messo insieme, penso, i Marines, l'esercito, l'aviazione, si sono uniti, sono diventati i Desert Ranger, quelli di questa zona. E è arrivato il momento di celebrare queste origini di Desert Ranger e vedere cosa salterà fuori. Allora, infatti, come pensavo, non c'era molto flavor in quella, nella cosa originale. C'è questo bellissimo stemma e attaccate sto cazzo, GG. Come origini, noi siamo un corpo di ingegnere, un battaglione oppure la National Guard. Questa è già costruzione degli outpost e dei forti. E aggiunge la tecnologia Scrap Motorcycle.
Questo ci dà division training time, e questo ci dà invece 15% di costruzione su qualsiasi cosa, e due infantry, quindi siamo, eravamo della guardia nazionale, della guardia nazionale. La prigione era la base operativa originale dei Desert Ranger, e quando fu trovata conteneva un vasto numero di criminali di feccia varia, e i ranger avevano bisogno di manpower, ma allo stesso tempo alcuni di loro non si sentivano proprio a posto nell'accettare dei criminali fra i loro ranghi. Vediamo di non accettare questi criminali fra i nostri ranghi, oppure di accettarli, insomma. The Prison, eccola qua, accetta i criminali, accetta i criminali minori, esilia tutti in toto. Due civilian, due arms, un arms e una civilian e un po' di... ok, 900 manpower mi sembra più di 0 e meno di 1200, ma non di troppo, quindi andiamo con la via di mezzo. Io tanto con meno 1 stability o meno 1.5 non è di war support, non credo faccia tanto. Poi Peacekeeper of Nevada, del Nevada. La gente del Nevada è per sempre in debito con i ranger, e per ricambiargli ogni tanto gli offrono i supply che gli rimangono. Però questo ci porta a un piccolo dilemma morale. Aiutiamo prima quelli che ci danno in cambio più roba o quelli che non possono nemmeno permettersi di darci qualcosa? Questo è un bel dilemma del cazzo, in verità. E proteggiamo i deboli, proteggiamo i ricchi o proteggiamo tutti? Direi che la scelta è abbastanza... 3 è poco di risorse, 9 è troppo, 6 è il giusto, più 300 manpower. Direi che stiamo sempre nel mezzo, è sempre la cosa giusta da fare. Poi qua abbiamo... ah, si scende subito così in guerra. I The Jackal e i Viper. Se non vado errato, questo ci dà Claim e War Goal, ok? Poi ci dà... fa spawnare delle divisioni, ci dà dei soldi, soldi e divisioni. Quindi sono speculari, ma per... Ok. I core, divisioni e altri bonus di infrastrutture e risorse, più o meno, e anche popolazione reclutabile, per eliminare queste due cose. Quindi, buono, iniziamo subito questa menata dei The Jackal. Allora, i Jackal sono un gruppo particolarmente vile di Riders e feccia varia, che si è fatta un nome per la tendenza ad attaccare i deboli nelle comunità indifese. Adesso prendo anche un ufficiale, perché ovviamente i Desert Ranger, che erano dei militari, non hanno neanche un cazzo generale. E andiamo a fargli subito vedere cosa vuol dire rompere i coglioni alla povera gente in difesa. Buono, e siamo pronti per la nostra prima bella guerra. Ma, visto che ci siamo un attimino, andiamo anche subito dai Viper. Questi invece perché sono stronzi, sono dei serpenti nel peggior senso possibile. Hanno mentito, imbrogliato e tradito per arrivare dove sono in questo mondo. Sarebbe saggio vederli come una grossa minaccia se andiamo avanti, e quindi è meglio eliminarla prima che ci backstabino nella schiena. Sono d'accordo. Purtroppo non abbiamo... non abbiamo niente per riuscire... tra l'altro non è stata implementata proprio benissimo quella cosa qua ancora. Come vedete manca tutta la parte delle idee o come cazzo si chiamano. Però sti cazzi. Ce lo facciamo andare bene, dichiariamo guerra ai The Jackal. Non avete capito con chi avete a che fare, vigliacchi? Oh, infatti un buon attacco verde un po' ovunque. Vediamo se ci dà l'opportunità il gioco di fare qualche encirclement da qualche parte. Anche... Non abbiamo le motorizzate per ora, quindi sarà tutto a quanto andiamo a piedi. Però abbiamo dei bei bonus. All'inizio abbiamo questo 10% più di attacco, defense, organizzazione, attrito. Cioè, sono abbastanza forti per iniziare, e i nemici non mi sembrano più di tanto svegli. Infatti facciamo subito tagliare fuori un pochino qua le divisioni. Vabbè, ovviamente. Però siamo faster qua, vedo. Tutti buffa sono arrivati in questo momento qua. Ok, buono. Diciamo che qua abbiamo eliminato il problema a sinistra, bene o male. Però li eliminassero un po' più velocemente là sotto. Abbiamo anche il claim sui Viper, che però per ora possiamo scendere da qualche parte. No, dobbiamo finire prima la guerra lì. Vabbè, dai, accumuliamo un paio di punti, un po' di pp facciamo di piscio. Vediamo se riusciamo anche a prenderci da dietro lì. Vai, non male. Vediamo se riusciamo a strozzare questo pollo da dietro.
sarebbe male. Ole! Ah no, pushate tutti quel punto lì, vai, 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 vai. Forse riusciamo a chiuderla abbastanza velocemente. Meno ne ammazziamo, più manpower ci daranno quelle zone? È una cosa che mi sono sempre chiesto. Ed è fatta, ragazzi. Primo punto a casa per noi. Buono, andiamo a prepararci per questi bellissimi Viper. E magari diamogli anche... Non c'è qualcosa già che ci aumenta? Due Special Forces in 30 giorni. Appena arriveranno, andiamo ad attaccarli. E cos'è che abbiamo guadagnato in tutto ciò? La cittadella può essere uppata. Anche qua vedo che hanno un po' sminchiato, devono ancora sistemare. Però promuoviamo questo nodo subito. E andiamo a prepararci per i Viper. Sono arrivate le truppe speciali, non voglio neanche di aspettare più di tanto a fare questa mossa qua, visto che prima ce li vendo alle palle, vedo anche che non hanno forze per... Questi stronzetti qua pensavano anche di fare i bulli, no, con noi. Quindi andiamo subito a infilarci dentro. Ho già gli ordini, andiamo per la capitale, questo qua invece va là in alto, ci prende il 305, quello che volete, insomma, tac tac tac. Bel Blitzkrieg qui, oh, grazie. Mi piace perché ci lasciano anche camminare dentro, no? Io li pinno ugualmente perché si sa mai. Andiamo a Bloody Springs, che nome colorito, Bloody Springs. Direi che questa qua è stata pure più facile, molto più semplice che quell'altra, che l'altra già è stata enormemente semplice, però stanno cercando un po' di fermarsi, dai. Diamo Cesare quello che è di Cesare, se per così si può dire, visto che non c'è ancora Cesare. Quando cade la capitale cadono anche loro? Sì. Diciamo che non è stato proprio un gran problema. E oppa la, i problemi dei Desert Ranger più vicini, diciamo, sono stati spazzati via abbastanza velocemente, senza troppi problemi. Adesso siamo anche chunky, no? Abbiamo guadagnato qualche... Ok. Qua a nord siamo belli a posto, tecnicamente. Sì, abbiamo dei buoni hub ben disposti abbastanza bene, quindi sono contento. Ora, cosa ci aspetta? Beh, ci aspetta un bel po' di fare focus dove ci danno soldi, ci danno risorse, costruzioni, core della mappa. E poi adesso ci ribeccheremo quando ci sarà da fare le tre scelte che vi illustrerò velocementissimevolmente. Allora, siamo il momento giusto, il dado è tratto. Vedete quel punto dove c'è un attimo una scelta direzione che prenderà i Desert Ranger. Alcuni dei suoi ufficiali dicono che forse sarebbe il caso di andare in pensione, sono 20 anni che comandi i Desert Ranger, e quindi questo potrebbe essere. Sono tre candidati in totale. Uno è andare con Thresher Sagarra, uno è andare con Hellraiser e l'altro rimanere con Snake Vargas. Ora, cos'è che cambia all'effettivo in questi tre focus? Semplicemente... Con Thresher Sagarra si va per la Confraternita d'Acciaio, un'alleanza con il Sud qua, e poi si entra in guerra con la Nuova California, ci si fa guerra. Solo che loro sono abbastanza disabili, devo essere onesto, cioè non è che siano tutto sto granché. E poi questo mi porterebbe praticamente in una guerra contro la Nuova California e nient'altro, quindi per ora no, ho scelto di lasciar perdere. Sono tutti validi, né? Comunque non c'è... Cioè, è una fazione solida, piccola ma solida. La seconda è quella di rimanere con Snake Vargas, che è alla fin fine creare il Nevada Pact, dove tiri dentro Novarino, Yakuza e qualcun altro, qui insomma fai un Nevada Pact e fai una fazione tutta sua per stare fuori dai cazzi. Ma noi sceglieremo di andare con Hellraiser. Questo perché arriva quello che deve arrivare. E anche se noi scegliamo di fare il Nevada Pact, di farci i cazzi nostri, o ancora peggio... Ci alleiamo con la Western Brotherhood, prima o poi dovremo affrontare Caesar. Ed è meglio affrontarlo il prima possibile, anziché dopo. Meglio togliere il cancro prima che si espanda troppo. E cosa ci aspetta con Hellraiser? Cosa possiamo aspettarci? Possiamo aspettarci probabilmente se qua potevamo aspettarci l'armatura atomica, di qua possiamo aspettarci un quantitativo di truppe speciali da far schifo, perché mi pare proprio che ci sia uno degli advisor... Uno degli advisor, eccolo qua, Veteran Ranger Howlstad, che dice di aver fatto la Ranger Unification Treaty, che mi pare sia con il Razor, appunto, che ci aumenta le Special Forces minimo capacity più 40. E penso sia questo qua, o qualcosa da qualche parte. Quindi, ok, andremo giù di qua, è figa. Comunque, alla fine dei conti, giusto per chiudere quella cosa,
Solo questi, diciamo che se si scende di qua si può fare questo e quello centrale, se si scende di qua si può fare questo e quello centrale, e se si scende centrale si può fare questo e quello centrale. Quindi quello centrale qua in fondo è comunque sbloccato per qualsiasi path si prende. E pronti con Hellraiser e iniziamo a preparare le difese per il fatto che Cesare a un certo punto ci verrà a spaccare il cazzo. E anche gli 80 bisogna dare un occhio. Hellraiser sia, e ad Hellraiser non è che frega particolarmente dell'NSR, ma è uno di quei pochi sopravvissuti del disastro della spedizione in Arizona, non so di cosa parli, ma immagino ci sia stata una disastrosa spedizione in Arizona, che ha lasciato dozzine di Ranger morti nelle terre della Legione. E capisce il pericolo che sta arrivando, è più importante, vede la NSR come l'unica fazione che potrebbe fermarli, quindi questo non è vero, come dimostrato ovviamente da altri gameplay, ma Hellraiser è l'uomo che fa per noi, anche se è un po' troppo spericolato per conto mio. Hellraiser del tipo aggressive leader, più 3% attacco, meno 3% difesa, lui attacca, ok? Frega cazzi, le sue tattiche sono molto aggressive, che risultano in grandi perdite di vite umane da entrambe le parti. Vai così, dai, ascolta, subito ti ci metto quasi quasi, in verità no, aspetta un attimino perché mi servono i punti per mettere qualcuno di un pochino più figo, appena possibile, uno magari che aiuti un attimino l'economia. Ovviamente essere entrati nell'NCR, di essere diventati gli NCR Ranger, ci ha portato in una situazione dove adesso dobbiamo accollarci un po' anche dei loro problemi, no? Insomma, e abbiamo portato qua le nostre belle truppe speciali, che ovviamente al momento stanno crepando come degli stronzi, perché non hanno... Proviamo a fargli sincronizzare un pugno nel culo qua sotto. Guardateli già adesso come... No, un cazzo, è tutto rosso. Forse ci conviene davvero... Quindi dovrò aspettare un attimo, fargli fare un po' di... un planning. E poi dopo attaccheranno quando attaccheranno. C'è anche da tener conto adesso della Brotherhood, visto che... Insomma, mi stanno dando un bel po' da fare. La prima battaglia di Overdam c'è stata e siamo stati a posto. Ci sarebbe da mandare là qualcuno a tenere la Dam. Tipo... voi. Te ho sbagliato, dovresti essere qua, dovresti essere qua. Tipo voi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Andate a tenere la Dam, che secondo me sono fatto un lavoro di merda qua. E via. Gli altri 15 che rimangono, quelli che sono, invece sarebbe da piazzarli qua, che si sa mai. E poi vediamo un attimino, perché adesso c'è un bel po' di lavoro insieme all'NCR. Comunque stanno arrivando, adesso dobbiamo solo mettersi a pari con la produzione, perché ovviamente sfornare special equipment le cose volano. E infatti magari glielo metto in pausa e poi possiamo sfornare una quantità di special ops che non so neanche io quante saranno, perché sono andato full special ops. Attenzione, le nostre truppe si destreggiano, riusciamo ad avanzare nel territorio nemico. Intanto sì, forse non è il caso che tutti diano una mano qua, però almeno ecco una roba del genere, così riusciamo un pochino a splittarci. Paremo fuori da un lato, cerchiamo la capitale di questi banditi. Paz Bandit, come cazzo si chiamano? The Warren è caduta. I Valle Bandits, neanche i Paz Bandits. Stanno facendo sciamare, ma qua i Ranger di Eyes of Ranger hanno preso la capitale. Oh! Quanto gli manca a capitolare? Sono a metà perso. Adesso è una bella camminata fino a quel cazzo che sarà. Fatemi mandare avanti un po' anche l'economia, va. Qui, in questo punto, man mano che avanziamo, diventerà sempre più cancro fino a quando non... Cioè, qui non ci sono depot. Ce n'è uno qua, forse sta venendo costruito, probabilmente. Quindi quando saremo più o meno a questo livello qua sarà tipo... La voglia di morire, perché non arriveranno banane. Comunque stiamo andando più veloci che quelli là sopra, quindi grande orgoglio Ranger, che è di Eyes of Ranger. Pony. Siamo attaccati, ragazzi, boys. Lo so che vi sto chiedendo praticamente di suicidarvi, né? In un certo senso, ma voi andate avanti. Attenzione, perché arriva l'azione OP della nostra... Eccoci qua. E ora piano piano i Desert Ranger avanzano. Gli NC Desert Ranger ormai sono qualsiasi cosa. Avanzano nella schiena al nemico bandito. Ah, ci hanno bloccato lì. Facciamo così. Toh.
andiamo a prenderli alle spalle, cercando di tagliargli totalmente i supply. Non c'è più nulla da fare, amico mio. Pacca cane, due cappellini sono partiti così. Vai, ragazzi. E GG, complimenti, guardate che operazione. Addosso questi bandits. Oh, comunque, visto che l'Ansiera ha fatto anche l'invasione navale qua dietro, cosa cazzo volete che gli dica? Hanno fatto un lavoro certosino, fatto bene. Un bel cancro invasion sul fianco qui, guardate quanta merda gli hanno buttato dentro, tra l'altro. Vabbò, non credo farò vedere più intanto questa guerra, è abbastanza vinta, dai, quindi aspettiamo la prossima offensiva da qualche parte. Sì, Bulo, maybe Beer. Ma guardate, ci chiedono quelli del nostro caro amico qui del coso di proteggerli dagli 80, no? New Reno alla fine Evolved City, non, penso che possiamo farlo anche tranquillamente, anche perché credo che gli 80 a un certo punto vorranno comunque romperci i coglioni, ed sono veramente un cazzo di cancro al momento, quindi saremo i protettori, li garantiremo. Ancora che vuole comprare, cioè, vuole comprare l'ensiere, vuole comprare, che cazzo è, scrap heap, cos'è, non è questo qua. Ah, vuole comprare questo addirittura. Manco per il cazzo. NCR, per piacere, non vi vendiamo niente del nostro territorio. Lo vogliono comprare, no? Drogati. Quindi difenderemo. Dovrebbe essere uscito un buff a New Reno, tra l'altro. Eccoli qua. Protectors garantì. Noi siamo noi che garantiamo per loro. Garantiamo ovviamente dagli 80, non dai Pale Folk che avete attaccato voi. E come gli stronzi state perdendo in qualche maniera, visto che sono tre disagiati. Gli 80 infatti stanno già ammassando qua una buona quantità di truppe. Noi dal canto nostro continuiamo ad addestrarne, continuiamo a fare quello che c'è da fare per stare tranquilli. Penso che a breve ci troveremo una bella guerra gigante, non so perché, ma questa impressione. Allora ragazzi, direi che si può anche chiamare la giornata per questa prima puntata, poi ci sarà la seconda, visto che la guerra di Cesare merita una seconda parte, più che altro perché ho finito il tempo per la prima. Stiamo finendo la riorganizzazione dei Ranger, che ci darà un 10% di attack power, il 10% di vision attack più un po' di political power. Abbiamo messo il medico, il recruiter, il trader, il quartermastro e il meccanico principale, tutti che ci danno dei bei bonus. In linea generale abbiamo dei bei bonus. Poi se partirà la guerra contro Cesare possiamo aggiungere un altro Division Defense 10%, più prendere dei core addirittura in Arizona, da quelle parti lì. E poi anche questo che ci fa cagare fuori ancora più divisioni. Oppure se partirà una guerra contro i signoroni d'acciaio avremo anche questo qua. Comunque questo lo vedremo nella prossima puntata. Ora, dopo questo 10% della riorganizzazione, sapete che Cesare sta giustificando contro la fazione, quindi bisognerà muovere il culo e andare lì. Ho ovviamente buttato fuori un po' di generali, non sono usciti proprio quello che volevo, ma abbiamo alcuni bei tipetti come questo tipo qua, che sembra tanto il nostro generale, che è tipo un più 15%, division attack più 15%, cioè lui è lento, ma lui ti picchia nel muso, fa cagare a fare planning, fa cagare a fare tutto, infatti lo useremo noi e basta, e si attacca. Vabbè, a parte questo, quello e quant'altro, ci prepariamo perché la tempesta di merda di Cesare sta arrivando. Quindi ragazzi, alla prossima, un saluto e vedremo come andiamo a finire, se magari finiremo incastrati qua nel nostro territorio chiusi dentro, a difendere mentre tutto il resto brucia.